Ben ritrovati di nuovo su Review in You. Oggi vado a recensire insieme a voi questo smartphone Honor Play, un device che sta avendo successo sul mercato degli smartphone. Non sarà una recensione specifica, ma una recensione che punta a farvi vedere quello che mi è arrivato appunto acquistando su Amazon questo smartphone. Vi lascio il link in descrizione, ovviamente, così potete assicurarvi di ricevere tutti i componenti e l'esatto modello che vi sto mostrando. Si deve fare un po' attenzione al fatto che, appunto, magari a differenza dei negozi fisici o di alcuni venditori, il modello arriva sì uguale, ma ci sono meno accessori, ci sono delle varianti, delle caratteristiche. Quindi questo video è pensato anche per quello, per farvi vedere quello che vi arriverà se acquisterete questo smartphone a questo link che vi lascio in descrizione. Vi volevo appunto dire il prezzo: innanzitutto 279,90 € rispetto a 298,90 €. Siamo il 16 febbraio 2019, magari più avanti potrebbero esserci anche dei abbassamenti di prezzo, però se notate rispetto a altri negozi fisici è un prezzo veramente conveniente. È stata anche questa la scelta che mi ha fatto sì che comprassi su Amazon. È la mia prima volta che compro su Amazon uno smartphone. Vediamo se appunto gli accessori corrispondono a quelli in negozio. Vi dico anche questo per il fatto che un mio amico l'ha comprato in negozio, non vi faccio il nome del negozio e so più o meno quello che ha ricevuto. Allora, partiamo subito dicendo che è un Honor Play da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna, dual SIM e colore nero. Vi dico già che c'è la possibilità anche di acquistare quello con più gigabyte, però in questo caso di memoria interna, ma in questo caso io ho acquistato quello da 64 GB, colore nero. Andiamo a vedere subito insieme la confezione, cosa c'è all'interno. Vado ad aprirla. Notate che qua c'è un'etichetta che ci dice già di stare attenti, che se ci sono crepe sul vetro dovute magari alla spedizione, di avvertire subito il venditore. Allora, vado a toglierlo. Confezione di plastica semitrasparente. Eccolo qua. Come vedete c'è questa pellicola protettiva, pellicola anche sul retro. Molto bello, è veramente bello nei lineamenti. Anche la fotocamera non sporge di tanto. Sul retro abbiamo appunto il lettore di impronta digitale per sbloccare lo schermo. E come vedete, qua c'è la fotocamera, lo speaker dove ci sarà anche il LED di notifica all'interno e il brand Honor. Andiamo a vedere cosa arriva nella scatola di altro. Abbiamo la chiavettina per andare ad aprire lo sportellino della SIM. Foglietto di garanzia. Il libretto di istruzione, anche se devo dire che non c'è molto da cioè, voglio dire, il libretto di istruzioni per uno smartphone ormai secondo me è anche inutile. E poi questa coverina di silicone semitrasparente, che devo dire non guasta mai una coverina. Niente di che. Comunque, guardiamo gli altri accessori che arrivano in dotazione. Un caricatore alimentatore, c'è la marca al di sopra, con entrata USB Quick Charge, quindi vuol dire che questo dispositivo è dotato di tecnologia Quick Charge, ha un input di 100-240 watt, volt, scusate, e un output di 5 volt-2 ampere. Molto positivo questa cosa, quindi lo smartphone si ricaricherà in modo rapido. E poi abbiamo un cavetto con appunto, come vedete, l'uscita USB e la porta che dovrebbe essere di tipo C. Andiamo a vedere se c'è altro. Sì, ci sono anche queste cuffiettine che richiamano un po', secondo me, le cuffiettine della Apple, però
Questo è un punto che mi ha lasciato. Sono già andato ad aprirla precedentemente la confezione, e vi devo dire che questo è un punto positivo rispetto a quando magari si fa comprare in negozio uno smartphone. Non so se è un'eccezione o un caso, però il mio amico ha comprato lo stesso modello in negozio e ad esempio le cuffiettine e gli auricolari non erano presenti, quindi un punto sicuramente in più. Vi dico essenzialmente le caratteristiche, non voglio far durare troppo questa recensione. Abbiamo un dual SIM LTE 4G, abbiamo un 8-core, un processore 8-core da 2.1 GHz, una memoria da 64 GB espandibile, perché alla fine si può comunque sacrificare una delle dei due slot delle SIM e utilizzarlo per inserire all'interno una micro SIM. Una micro SD, scusatemi. Abbiamo poi il GPS, video in 4K, 6,3 pollici di display, 1080x2340 pixel. Un punto di forza di questo smartphone che voglio dirvelo, farvelo notare, è la batteria. Rispetto a molti modelli ha una batteria di 3750 mAh, tipo litium, non sono pochi, devo dire la verità. 3750 mAh rispetto ai 3100 di molti altri modelli è veramente notevole. Questa è la mia considerazione. Ripeto, vi lascio il link in descrizione qualora vogliate ricevere a casa questo preciso modello con questi precisi accessori e a questo prezzo, che sicuramente potrà anche diminuire. Se avete domande non esitate a pormele e io sono qui.